Consiglio del Sepolcro del Consiglio Comunale. E questa dimostrazione del fatto che questa amministrazione, nonostante insomma le giuste anche critiche, non vale ovviamente anche se già messo altro, ma vale anche al concreto e al lavoro quotidiano. Il sindaco diceva all'inizio, sono passati esattamente 22 mesi da quando questa amministrazione si è insediata e pregherei di iniziare a lanciare le immagini, la città si trova in questo stato. Questa era l'ASL di Casoria, questo era il palazzetto dello sport, questa era la zona di Albino davanti al Parco Coralide, quartiere Castagna, questa era la zona via Carlo Coelho, via Europa, questa è via Gervinto Gigante, questa è via Giotto e questa è via Michelangelo. Questo era lo stato in cui si trovava la città di Casoria e nonostante gli elogi, nonostante gli aspetti positivi che sicuramente vanno riscontrati, io credo che non ci si debba mai accontentare né tantomeno si debba abbassare la guardia su quello che è un fenomeno, come ha detto precedentemente il sindaco, quotidiano. Qui sono presenti i vigili ambientali, c'è il Casoria Ambiente, c'è il CTA, ma soprattutto ci sono i cittadini, perché con i cittadini ormai in quest'anno e mezzo è nata una interlocuzione direi quotidiana, dal singolo problema all'elemento positivo ed è si è innescato anche un meccanismo di partecipazione convinta e a volte anche forte di suggerimento e quant'altro. Mi fa piacere vedere in sala non soltanto il quartiere Castagna ma anche altri esponenti della zona di Arpino Cittadella che fino a un anno e mezzo fa era una zona completamente abbandonata e che stiamo cercando in quest'anno e mezzo di valorizzare per quello che ovviamente riusciremo a fare. Io però vorrei un attimo entrare anche con gli aspetti tecnici di queste telecamere. Queste telecamere sono state quelle che vedete dopo, ne sono state installate 4, sono telecamere mobili, nel senso che potranno essere spostate a seconda dell'esigenza dei fenomeni che ci auguriamo che non si verifichino ma che si potrebbero eventualmente verificare, e sono praticamente 11 telecamere sostanzialmente, ma che con l'impianto che è stato predisposto ne potranno diventare decine e decine. Ovviamente questo non è un aspetto, nasce ovviamente come aspetto legato a una videosorveglianza per i fenomeni ambientali, ma è anche legata all'aspetto della sicurezza. Non a caso abbiamo invitato qui le forze dell'ordine, poi questo è un aspetto che ovviamente specificherà meglio l'assessore Casillo dopo. Al di là degli aspetti tecnici, prima il presidente Girardi diceva bene della questione Nantariello. Non è assolutamente mia intenzione discutere in maniera sintetica della questione Cantariello perché ci sono tante novità, tra l'altro estremamente positive, e credo che non la settimana prossima, ma l'altra ancora, dedicheremo un'apposita conferenza stampa anche per quanto riguarda la questione del Cantariello. Io voglio concludere dicendo che cosa? Ci troviamo in un periodo storico particolarmente difficile, particolarmente complesso, soprattutto per chi come noi ha questo grado compito di fare politica e di guidare la macchina comunale. E il leitmotiv ormai che si sente spesso sono tutti uguali, non si fa nulla.